che è la globalizzazione del sistema della didattica. Insignificante, diciamo, è detto in modo provocatorio. Cioè, la didattica oggi è un processo che è gestito in modo transnazionale, stando il fatto che, specialmente per le formazioni avanzate, parliamo delle universitarie in su, e qui dentro ci stanno tendenzialmente persone che prevalentemente si occupano di questi aspetti, quindi non di scuola come abbiamo visto nelle precedenti sessioni, anche se talune metodologie e, diciamo, tecnologie di cui parleremo oggi sono ampiamente applicabili non solo alla scuola ma alla formazione continua, ai cittadini, eccetera. Allora, il sistema è globale. Globale perché oggi in tutte le università, di fatto italiane, ma anche in tutte le altre nazioni, l'inglese è diventato uno standard. Vi ricordo che in Italia abbiamo corsi di laurea erogati direttamente in inglese, non in italiano. Questo per tanti motivi, poi ne possiamo parlare. Quindi, avendo internazionalizzato la lingua, capirete bene che è molto facile produrre materiale didattico, usufruire di materiale didattico, diciamo, che proviene non solo dalle sedi tradizionali, ma a distanza. Cioè, quando io ero studente, il materiale didattico era locale all'università. C'erano le dispense dei professori che poi diventavano libri, solo pochi libri diventavano libri nazionali e già era una cosa rilevante. Molti dei libri di testa nostri erano locali. Quando sono passati un po' di anni, l'editoria è avanzata e i libri sono diventati nazionali. Poi che è successo? L'editoria è esplosa, nel senso che le tecnologie consentivano di stampare libri in poco tempo e con pochi costi, e a questo punto tutti sono diventati autori. Basta andare da Feltrinelli e vi rendete conto di quanti autori esistono. I contenuti, boh, non lo sappiamo, la qualità dei contenuti comincia a scarseggiare, nel senso che quando aumentano i contenuti e non sono filtrati, è ovvio che la qualità ne soffre. Come controllare la qualità? L'unico modo che è rimasto per controllare la qualità è quello quello pratico, cioè un libro che è di fama, scritto bene e di successo, è molto utilizzato. Quindi il mercato di fatto è l'indicatore principale della qualità. Ma questo per libri rivolto a una massa elevata. Bene. Tutto questo mondo si sta muovendo ulteriormente perché le tecnologie di cui parleremo oggi sono tecnologie talmente sofisticate che effettivamente parlare di strumenti per la formazione, metodi di formazione, eccetera, in un contesto provinciale, locale, nazionale è un qualcosa di estremamente sbagliato. A questo punto si pone la domanda: ma che ne sarà di noi? Chi scriverà i testi? Esisteranno testi in italiano? Le metodologie quali saranno? I titoli professionali avranno validità giuridica o no? Nel senso che io oggi come università rilascio un titolo, una laurea, che ha tutti gli effetti, chi conquista una laurea, basta venire con la nostra seduta di laurea, vedete già i parenti come arrivano, combinati, nel senso che è una festa, è un momento importantissimo. Ma quel titolo che senso ha fra 10 anni? Per caso il titolo rilasciato dall'Università di Stanford telematicamente, che è un'università importante, non è che di fatto può avere una migliore, diciamo, collocazione dal punto di vista del mercato del lavoro di un titolo rilasciato da un'università normale, tradizionale, italiana? Perché poi è il mondo del lavoro che chiede la qualificazione delle competenze e si fida di quello che in quel momento per lui è la cosa più affidabile. Quindi si pone un problema della validità giuridica dei titoli, non in un contesto italiano, ma in un contesto internazionale dove il mercato del lavoro diventa anch'esso globale. Ecco, sono poche provocazioni, pochi temi a cui spero qui oggi qualcuno possa dare una risposta. L'aspetto tecnologico è estremamente importante, ma non scordiamoci che l'aspetto tecnologico è soltanto uno strumento per fare dell'altro. L'altro che cos'è? Sono metodologie di insegnamento, paradigmi, nuovi paradigmi di insegnamento. Mi farebbe piacere, ritengo sia efficiente fare un insegnamento di questo tipo, però non ho la tecnologia che me lo supporta. Bene, aspetto che arriva e poi lo faccio. Ma il paradigma, la metodologia, gli obiettivi formativi, il modo per qualificare docenti e studenti, eccetera, è uno degli aspetti che fa diventare la formazione un fatto
industriale, di processo formativo e di sistema della formazione. Bene, in Italia non c'è ancora la cultura della formazione come una qualcosa di integrato che interessa tutto e tutti in processi qualificati, verificabili e riscontrabili che garantiscono non solo il raggiungimento degli obiettivi, cioè che si formino persone mirate ad adempiere a certe funzioni in modo ben preciso, ma la qualità di questa formazione non sempre è una qualità controllata. Nonostante tutto, si sono già avviati dei meccanismi per fare questo tipo di operazione, ma penso che ancora siamo all'inizio e molto c'è da fare. Bene, vi presento, dopo questa introduzione che inquadra, diciamo, anche per i panelist, la giornata di oggi, vi presento le persone. Io ho invitato il professore Mauro Calise, che è un nostro sociologo, e che, diciamo, in questo contesto la persona che essenzialmente ha il merito di avere messo su un sistema estremamente importante di, diciamo, formazione avanzata, che si chiama Federica. Federica è... non lo definirà meglio lui, io lo dico impropriamente, è un sistema di learning che permette a studenti in un sistema open, cioè open access, cioè chiunque senza pagare può entrare, eccetera, di usufruire un numero rilevante di corsi fatti da specialisti. Mauro si occupa da tempo di questi aspetti della metodologia, della formazione, non solo, ma è attento anche ovviamente agli aspetti della tecnologia. Ho pregato lui di fare una keynote. Dopodiché abbiamo tre, diciamo, soggetti rappresentativi di domini applicativi ben precisi. Il professore Brinetto, l'abbiamo visto ieri, è la persona che curerà essenzialmente gli aspetti della formazione da un punto di vista universitario. Il professore De Martini, Claudio De Martini, curerà la formazione da un punto di vista del rapporto verso la scuola, verso, diciamo, il livello inferiore. Poi abbiamo una persona che è Enrico Naldelli, che è sempre un nostro collega, che curerà gli aspetti della formazione. Lui è particolarmente interessato, per fatti suoi familiari, si è innamorato di questo livello, della formazione per i piccoli, tendenzialmente, oltre che ovviamente a dare i suoi pareri per la formazione, diciamo, in generale, perché Enrico è un nostro valido collaboratore, sta nei tavoli dell'AGIT in questo momento, per, assieme a Marco Ferretti, per affrontare le problematiche della didattica di cui stiamo discutendo. Bene, a questo punto poi vi lascio due interventi, chiamiamoli più operativi. Uno tecnologico al massimo, ed è il professore Pian che, diciamo, ci parlerà delle tecnologie di una grande azienda che è l'Apple, multinazionale, e ci farà vedere, ovviamente, diciamo, ci indicherà. Stamattina lui ha fatto un workshop, io non ho seguito, ma mi hanno detto estremamente interessante, però ci indicherà, diciamo, essenzialmente cosa la tecnologia mette a disposizione o sta facendo, diciamo, in questo contesto. E poi abbiamo il professore Bellini che ci parlerà, diciamo, di esperienze legate a laboratori formativi, diciamo, in ambito AICA su queste tematiche. Quindi prego il professore Mauro Calise di, diciamo, prendere posizioni e avviare il suo pitch. Grazie a Nino Mazzeo. Per questo invito. Con Nino siamo cresciuti, come dire, per tanti anni insieme nel comitato di gestione dell'informatica di Ateneo e a vari livelli, varie denominazioni. Io avevo moltissimo ad amici come lui, sia per la passione sia per quel minimo di introduzione a questo settore che poi mi ha consentito di mettere in piedi, insieme a tanti altri collaboratori, questa esperienza di Federica di cui parleremo fra un attimo. Come ha detto Nino Mazzeo, io sono, come si dice, un ospite dal punto di vista strettamente disciplinare, perché insegno scienza politica alla Federico II, però ho portato, diciamo, a parte la passione per la materia che condivido, immagino, con tanti di voi, anche appunto un interesse soprattutto per gli aspetti metodologici e anche, diremmo così, di sistemi, di scalabilità, perché una delle caratteristiche di Federica, lo vedremo poi fra un attimo, è proprio quella di essere nata non tanto con il carattere sperimentale che ha caratterizzato anche giustamente tante esperienze, diciamo così, soprattutto
all'inizio del 2000, diciamo nei primi anni del 2000, eccetera, e alla fine degli anni 90, quando c'è stato un primo momento di grande diffusione della sperimentazione degli learning extra aziendale, extra corporate, ma anche, diciamo, con una curiosità che non era solo appunto di sperimentare su piccola scala vari modelli, modalità didattiche, eccetera, ma ponendosi fin dall'inizio il problema della scalabilità, dei costi, della diffusività, e cioè di come questo potesse diventare in prospettiva, evidentemente con tutte le variazioni, le modificazioni del caso, però un modello facilmente esportabile e utilizzabile, anche perché è una piattaforma che è nata fin dall'inizio all'insegna della più assoluta apertura, quindi open access in tutti i sensi. Però prima di arrivare a Federica, in realtà, e questo era un po' il senso anche della chiacchierata, come dire, che idee che ci siamo scambiati con Lino sempre così, diciamo, fertili, era quello di introdurre Federica oggi alla luce di quella che è la grande, l'ultima, chiamiamola così, rivoluzione che stiamo sperimentando in questo settore, che è quella dei MOOC. Lo dico perché in parte immagino abbiate già parlato, ed anche perché è un ambiente che noi abbiamo studiato a lungo, in profondità, perché evidentemente impatta in una certa misura sulla struttura originaria di Federica. Devo dire, non ci trova preparati, e spiegheremo anche in che modo noi stiamo entrando dentro questo nuovo format. E per spiegare questo, però, io ci terrò anche a introdurvi un attimo, perché, come dire, MOOC è diventato un termine adesso che praticamente indica tutto e tutti. In realtà le realtà sono molto diverse. A me interessa individuarle dal punto di vista privilegiato dell'osservazione accademica, perché una caratteristica di Federica, come Nino sa, è stata fin dall'inizio quella di tenere, come dire, ferma la qualità e il riferimento accademico. Lo dico perché in molti altri casi, situazioni, anche dentro il contesto MOOC, questo non è necessariamente vero. Il che non è necessariamente un male, però è una delle caratteristiche che vanno tenute presenti. Allora, anche se magari alcune di queste cose alcuni di voi le conosceranno già, io ci terrei a introdurre in chiave sempre comparata, che evidentemente è l'ottica che a noi interessa, questa partita MOOC, e cominciamo appunto a parte la slide, diciamo, di Cassels, che secondo me fotografa alla perfezione il punto in cui stiamo adesso, e cioè come ormai stiamo parlando fondamentalmente di una cultura assolutamente, totalmente e globalmente informatizzata, rispetto alla quale noi erogatori accademici e non accademici dobbiamo confrontarci e misurarci, e questa dimensione open che caratterizza, e vedremo fra un attimo anche i MOOC come si relazionano, perché questa è una partita molto interessante. Le università americane sono rimaste a lungo, come dire, congelate in questa prospettiva e-learning dalla loro natura prevalentemente privata. Io ricordo che quando ho cominciato a occuparmi, a vedere i formati, a comparare, a vedere, ovviamente abbiamo studiato in lungo e largo l'e-learning, mi colpì molto Berkeley, che aveva questi bellissimi 50 corsi fatti in un certo modo, eccetera. Un anno dopo erano 50, due anni dopo erano 50, cinque anni dopo erano 50, ed erano peraltro sempre gli stessi, quindi con un problema di obsolescenza, perché è chiaro che poi le varie università vanno incontro a problematiche, chiamiamole così, di business model molto importanti, e una delle grandi innovazioni di MOOC è di presentarsi almeno nel manifesto, e vedremo poi come questo manifesto è scalabile, differenziabile, eccetera, come open. Ovviamente con un numero selezionato di corsi e con una strategia, diciamo così, di marketing, però estremamente aggressiva. È la prima volta che l'America entra in campo con la propria capacità di marketing e di comunicazione, e lo ha fatto in modo straordinario. Qui ci sono naturalmente tre dei tanti fattori che noi abbiamo, come dire, selezionato, e quindi da un lato le pressioni, io mi concentrerò prevalentemente sull'area, diciamo così, europea, euroamericana e sull'Asia,
ma è chiaro che questa partita dei MOOC sta diventando sempre più importante anche sui paesi in ritardo cosiddetto di sviluppo, che adesso comincia a diventare quasi un anticipo praticamente, non solo come vedremo su Coursera trovate corsi sempre più numerosi di cinesi in inglese, ma cominciamo a trovare anche corsi in cinese, e questo non è che l'antipasto di quello che succederà e sta succedendo in questo periodo. Coursera è, come molti di voi sapranno, il principale aggregatore di MOOC americano, viaggia attualmente fra i 10 e 15 milioni di iscrizioni. Complessivamente i tre grandi aggregatori americani stazzano poco sotto i 30 milioni. Allora, questa problematica è da tenere presente perché, ripeto, su questo noi non sappiamo ancora niente. Un po' quello che richiamava prima Nino Mazzeo, cioè attenzione perché siamo all'inizio di una rivoluzione della quale è difficilissimo cogliere le prospettive anche a breve. Noi partecipiamo, abbiamo partecipato al primo meeting a Losanna dei stakeholders MOOC, diciamo così, un anno e mezzo fa. C'era una sessantina di partecipanti, prevalentemente attori tipo Google e dintorni, Coursera e un po' di università. L'anno dopo erano 400 partecipanti con moltissimi dean o deputy dean o rettori di università, e anche qua un flash, poi questi dati li recupereremo strada facendo, Telefonica, che è fra gli sponsor principali dell'operazione spagnola, vedremo quelle caratteristiche diverse a seconda dei paesi, Telefonica ha introdotto con questi numeri, cioè un po' ad effetto, però ci sono 1500 università, e parlavano a nome evidentemente della dimensione ispanica, che comprende Spagna, Portogallo e l'area della Latina americana in toto, diciamo così. 1500 università, delle quali 350, secondo loro, già in rete, e un target potenziale di 600 milioni di studenti. Allora, voi mi direte, queste sono cifre ancora quasi esclusivamente demografiche, però attenzione perché vi fanno anche capire, perfino rispetto all'osservazione che faceva all'inizio Nino, linguistica, che noi ci muoviamo ancora in un territorio relativamente favorevole, che è quello dell'egemonia inglese. La partita dei cinesi, la partita degli ispanici sta cominciando. E queste cose avvengono con una velocità impressionante. Questa è l'unica cosa che abbiamo capito bene, diciamo così, ma non è che ve la devo dire io a voi. La velocità del cambiamento adesso è veramente esponenziale. Andiamo avanti. C'era un tema all'inizio nella slide precedente che vorrei richiamare anche per dare il senso dell'operazione Federica. Nino ha pronunciato un termine che quando io ero ragazzotto ad Harvard insomma si usava molto, poi un po' decaduto, che in realtà funziona benissimo, cioè quello di paradigma. Mi ricordo, si è detto, hai bisogno di un nuovo paradigma, cioè, vabbè. Il problema è proprio questo. Noi abbiamo bisogno di un nuovo paradigma perché si sta scompaginando tutto. Il problema non è che le lezioni come sono viaggiano, vedremo i limiti dei MOOC su questo punto. Il problema è che sta cambiando il mondo dell'autore, il mondo dell'editoria. Noi abbiamo avuto un incontro interessantissimo con l'amministratore delegato del Mulino, che nel campo delle scienze sociali è, come dire, l'editore di riferimento. Loro sono perfettamente consapevoli che il continuum fra corsi e testo si sta, come dire, accorciando, perché tu prima avevi la lezione e poi c'era il manuale, che peraltro è backbone, diciamo così, una casa con il Mulino. Loro stanno cercando di portare il manuale sempre più verso il multimediale, sapendo che però si devono stare accorti perché poi vendono il libro, lo vendono, non lo vendono, eccetera. Però sanno che contemporaneamente, inesorabilmente, i corsi vanno a trasformarsi in ebook. In parte, immagino che questo sarà parte del discorso che ci farà piano a proposito di una serie di tecnologie, di piattaforme, eccetera, ma anche in maniera più semplificata, diciamo. Ci sono almeno una trentina di corsi di Federica che noi già abbiamo completamente disponibili e fruibili in formato ebook sull'iPad, funzionano, che è una meraviglia. Allora attenzione, perché questo naturalmente poi ci si può mettere a discutere, ma è la stessa cultura, cosa cambia, eccetera, eccetera. Quello che volete voi. Ma la spinta in questa direzione è fortissima ed è una, come dire,
una rimodulazione di quelli che sono i blocchi che compongono praticamente. Allora io mi immagino che qui a 2 o 3 anni molti corsi di Federica torneranno a quella dimensione dei corsi di dispensa di cui parlavo un attimo fa Nino. Perché? Perché con l'ISBN a disposizione, che già è possibile, dopo che hai fatto un lavoro di quel tipo, con il ministro, almeno quello attuale, che finalmente si è deciso a dire ma la didattica è importante, anzi importantissima e va messa nel quadro della valutazione, noi avremo un fenomeno di questo tipo. Su questo poi ci torniamo dopo. Allora, questo è, diciamo, il discorso su i MOOC, lo sapete grosso modo, avete visto la slide, andiamo a quella successiva. Qua ci sono un po' di quelle cifre di cui avevo parlato, anche queste sono cifre che fanno un po' paura, perché intendiamoci, anche qua abbiamo l'hype, il counter hype, come sempre nelle cose americane. Non sappiamo come si sviluppa, i business model sono ancora in formazione e in trasformazione. Molti di questi corsi fanno subito il pieno 50.000 perché dicono ti do l'intelligenza artificiale a requisiti zero. Caspita, finalmente pure io, una vita che aspetto, pago la, mi iscrivo dopo 2 lezioni, e però c'è un alto tasso di drop-out. L'importanza è vostra, cioè bastava che ci diceste che per capire qualcosa bisognava avere, anche perché se no mi stai dando un'altra roba. Cioè non mi stai dando il bignamino e allora non mi stai dando il corso di STEM per l'intelligenza artificiale. In realtà l'operazione Custer è che ti do il corso quello vero. E qui vi do subito un elemento importante che poi lo vedremo subito anche a proposito dei cons, oltre che dei pros, dei MOOC, formato Custer, va bene, americano standard. E cioè sempre della serie la comunicazione deve essere la più semplice possibile, che porta anche alcuni disastri, come sappiamo, specialmente in politica. E ti dicono uno a uno, cioè fondamentalmente il corso che cos'è? 42 ore? 42, ti do 42 ore di video, ti do il docente che fa la lecture, dopodiché te la spacchetto in units, perché un'ora non se la sente nessuno, però anche 5 units di 12, 8 più 9 più 27, alla fine un'ora sempre fai la lezione, insomma. E queste lezioni sono fondamentalmente frontali, con poi i testi, cioè della serie, poi reading assignments, e c'hai una serie, compra di libro questo su Amazon, quest'altro non so dove, e poi c'è una serie di link, eccetera, eccetera. Diciamo questo come modello standard, attenzione, poi flessibilizzabile, eccetera, però molto importante, perché questo risolve subito il problema di dire, io ti sto dando il corso di Stanford, te lo do gratis, ti iscrivi, quindi mi dai gli analytics. L'altra grande partita, io l'accenno solo, ma è una partita enorme, e ovviamente, come voi sapete meglio prima di me, è la partita degli analytics, dei big data, perché questa è poi l'operazione di sapere 120.000 studenti di intelligenza artificiale sparsi per il mondo, 2.000 a Pechino, 300 a Shanghai, 700 a Parigi, cioè chi sono, che tacciano, che interessi, che background, quanto eventualmente possono venire a studiare nella mia università, qual è la fascia di reddito, eccetera, eccetera, sono aspetti evidentemente importanti. E io acquisisco, e li acquisisco autonomamente senza diventare Google dipendente, come ormai sta diventando praticamente tutto il mondo, o fra un attimo Facebook dipendente, perché andremo a vedere, qui la partita si sta animando e può perfino peggiorare, diciamo così. Allora, in questa chiave, diciamo così, la semplificazione del formato è un dato di forza, ma anche un dato di debolezza, come vedremo fra un attimo, vediamo se abbiamo qua i pros. Bravo. Ampio dibattito, attenzione sull'apprendimento online. In America non dico che si parla solo di questo, ma è ormai diffusissimo nella stampa. Sta cominciando anche qua, Corriere.it ha fatto un servizio, 2 settimane fa c'era su Sole, si comincia a vedere sempre più in giro. Ma in America ormai questo dibattito sull'evoluzione a portata del bene e del male è un dibattito di pubblica opinione. Cioè voi trovate il New York Times, il Washington Post, a parte il Chronicle of Higher Education, che praticamente ogni settimana vi spara un pezzo di sì, vantaggi, svantaggi, eccetera, eccetera. Questo è molto importante, perché naturalmente, fin tanto che resta una pattuglia di specialisti di avanguardia, non si va avanti. I MOOC hanno creato la dimensione massima, la dimensione di attenzione di massa. Vediamo un attimo sempre prossimo. Nuovi modelli didattici, blended presenza online. In che senso? Vi ho detto la semplicità dell'operazione 1-1, al tempo stesso quello che succede, che sta succedendo, non sappiamo ancora che succederà a 4-5 anni, perché Harvard sta già facendo la sua review dei primi suoi MOOC, la sta facendo Stanford, eccetera, eccetera. Però il modello blended è interessante,
io non ho i soldi all'Università di Kansas per fare un bel corso di biochimica molecolare. Lo prendo su Coursera per ogni esame che faccio a casa e in cambio magari a Coursera gli do un corso di storia dell'arte egiziana sulla quale ho una particolare specializzazione e pareggio, come si dice, il bilancio. Questa è una prospettiva molto interessante, sempre della serie, non è che finiscono, scompaiono male le università, però queste integrazioni sono particolarmente, e naturalmente uno immediatamente pensa, ma che senso c'ha che uno deve fare tutti i corsi di insegnamento, che poi pure a Salerno, che poi pure a Benevento, che poi, ma non ci si potrebbe mettere tutto al tavolo e decidere che c'è un livello di specializzazione e il resto te lo chizzi praticamente. Ecco, allora, in America naturalmente, da noi lo dovrebbe decidere il ministro, il rettore, cioè, là, mettere un dottorato, si è dietro l'occhio, strumere che pa, e parte l'accordo. Andiamo avanti, lifelong learning, attenzione, qui non stiamo parlando solo di pubblico universitario, ma stiamo parlando anche, se non soprattutto, di lifelong learning, perché tra l'altro sono quelli che in genere hanno risultati migliori, nel senso che sono quelli che poi ci si mettono, già c'hanno una laurea, già c'hanno un interesse, finalmente non parlano proprio l'astrofisica, insomma. Oppure mi faccio un bel corso di letteratura italiana sul tavolo, ti metti là, te lo segui e alla fine acchiappi pure il risultato, poi vediamo i risultati. Business ventures pubblico-privato, questo è un aspetto molto interessante e molto delicato, perché è chiaro che, come dire, questa operazione è nata a partire da grandi università private che hanno rivendicato il classico stile corporate americano, una loro mission pubblica. Anche un po' a buon prezzo, perché fondo hanno messo un po' di corsi, hanno acchiappato gli analytics, diciamo così, il trade-off anche economico non deve essere stato male. Però questo sta scatenando in Europa, e qui rapidissimamente, ma proprio a volo d'uccello, per quelli interessati, noi stiamo mettendo in piedi un osservatorio MOOC molto, come si dice, dettagliato, meticoloso, eccetera, quindi siamo contenti di condividere esperienze, impressioni, studi, eccetera, perché siamo poi fondamentalmente un'istituzione universitaria di ricerca che sviluppa, diciamo così, in funzione della ricerca, il proprio tentativo di paradigma migliorabile con il contributo di tutti. Il problema è interessante perché, per esempio, iVersity, che è il principale portale tedesco, nasce con un mix di fondi del Brandeburgo e di un paio di venture capitalist. L'esperienza sicuramente più importante nell'arena, chiamiamola così, privata, è quella inglese. L'inglese ovviamente dominata da Open University, che naturalmente non è open, così come le public schools non sono public, ma questi sono quegli scherzi che gli inglesi si divertono a fare a noi poveri comuni mortali. Open University è quella con la più antica tradizione, diciamo così, di insegnamento a distanza, che mette insieme alcune università di livello e mette insieme il British Council, il British Museum e quindi, diciamo, alcune delle istituzioni portanti della cultura anglosassone. Vediamo, è ancora in progress in itinere, si vedono una serie, e i formati naturalmente si differenziano. Francia, modello molto francofono, diciamo così, e quindi il tentativo di risposta in lingua interessante, ovviamente c'è il Ministero che sta dando una mano, e la Spagna, vi ho già fatto qualche battuta. Nella gran parte di questi casi, però, resta una caratteristica che vedremo subito come la prima o la seconda dei cons, e attenzione, perché questo è un punto delicatissimo, secondo me, sul quale bisogna intendersi, e prima ci si intende, prima si evita di fare gli errori che molti di questi signori stanno facendo, anche evidentemente con delle logiche che inizialmente sono di posizionamento o, diciamo così, di cattura di determinati mercati. E cioè, questi corsi sono prevalentemente, se non assolutamente, video-driven. Cioè hanno una componente video assolutamente, come dire, preponderante. Se non addirittura sono la video lecture, diciamo così, ripresa e riproposta, in alcuni casi addirittura nell'anfiteatro, diciamo. Cioè, c'è il mio collega che ho incontrato, francese, cioè, dice, ah, sai, ho fatto il coso lì a Sciences Po, però ho preteso che mi riprendessero la lezione, e quindi lui sta là, l'anfiteatro degli studenti, va tutto bene, ma va anche tutto male, nel senso che la ripresa è semplice, anche se chiedete a un docente di farvela in studio, 40 ore di lezione, dipende dai soldi, ho visto giustamente, però
dipende dai soci, vuol dire che se non mettete 20-30 mila dollari sul tavolo, facilmente quello vi fa tutta l'operazione, di registrarvi 40 ore, eccetera, eccetera. Poi 40 ore sono tante, la videoproduzione è tostissima e il punto critico, il tallone d'Achille di tutto questo è l'obsolescenza. Dopo 3 anni io ho perso tutti i capelli. Quei folti di Nino sono diventati un po' grigi e non sono più così neri come adesso. Cioè, in qualche modo, un corso, anche a prescindere dai contenuti che comunque per invecchiare invecchiano, ma invecchiamo noi. E questo problema, se non sono 2, 3, ma 4, 5 anni, a un certo punto voi quel corso lì, per come funziona la televisione, la Media Logic, non lo potete più. Vediamoci un attimo i calls, appunto, di cui questo era uno del mercato globale del location, ne ha già parlato Nino prima. Questo problema dell'organizzazione culturale è enorme. Nino ha fatto l'esempio di Stanford ed è uno dei miei esempi, ci troviamo perfettamente d'accordo. Cioè, il problema non è più, come io mi sono permesso di scrivere stamattina nell'editoriale sul Mattino, in questo bel dialogo che abbiamo avuto ieri con la ministra Giannini, cioè non è più che se ne stanno andando il 10% degli studenti, dei giovani della Campania perché si iscrivono fuori regione, il che per il Mezzogiorno significa che non c'è più classe dirigente. Ma questi ancora adesso si devono prendere la briga e il fastidio di andarsene. E sono quelli che hanno i soldi o la motivazione. Il problema si aggrava paradossalmente nel momento in cui tu ci avrai l'università americana che ti piazza. Il corso è una università qualunque che magari ti mette pure il timbro dell'equivalenza o comunque il mercato fra un po' se ne fregherà, tanto sai, la laurea Stanford, buongiorno e buonasera. E invece di pagarla 40.000 all'anno come ti costerebbe adesso, la paghi 4.000. Allora attenzione, questi processi hanno delle potenzialità di ricaduta enormi e quindi non c'è niente di male con l'università, come dire, americana, però appunto vuol dire che ci andiamo tutti quanti a casa. E francamente questo è un po' un problema dal punto di vista culturale. Il discorso della videodriver l'abbiamo già detta prima e attenzione a ricordarlo perché per me è fondamentale. Scarsa utilizzazione di risorse scientifiche in rete. Qui vi introduco subito, poi nella presentazione di Federica andremo molto rapidi, anche perché poi sul video trovate tutto quello che volete evidentemente. Però questo per me è la chiave almeno del nostro progetto, del nostro paradigma. E cioè, se non stiamo parlando della banale sostituzione del canale televisivo che c'era all'epoca di Nettuno con il canale telematico, allora la vera novità straordinaria della rete è l'utilizzo delle risorse. Risorse open access, libri, tutti i libri possibili e immaginabili, tutti gli articoli, tutte le interviste, tutti i video, insomma, tutto quello che voi sapete perfettamente che sta in rete deve essere in qualche modo utilizzato, filtrato autorevolmente e agganciato alla lezione. Questa è la rivoluzione, cioè un di più enorme, perché un docente che ci lavora, peraltro senza dover ripetere ogni anno faticosamente, ma con una struttura che sia la più modulare e flessibile possibile, è una delle caratteristiche chiave di Federica, perché andate a intervenire sul corso MOOC, lo dovete rifare da capo. O dovete smontare, o magari dire io vorrei cambiare il video, dopodiché uno con i capelli bianchi, l'altro con i capelli rossi. Allora, attenzione, perché qua stiamo ponendo, diciamo così, le coordinate del nuovo sapere del futuro. E secondo me il nuovo sapere del futuro è in rete, ma non solo secondo me, credo anche secondo tutti voi. Approccio massive indiscriminato, questo è l'altro trucco della serie, si fa presto a dire 100.000 accessi, poi 50.000 drop out la prima volta e poi non si capisce bene alla fine la qualità, come Nino ricordava, dove se ne va a finire. Allora io preferisco dire libero, assolutamente libero, preferisco dire con filtri quasi immediatamente capaci di verificare, perché questo dà anche delle possibilità straordinarie. Per questo lancio che noi stiamo programmando per autunno su scala nazionale, nel senso Federica è già una realtà con 4 milioni di accessi annui, unici, 16-17 mila visitatori unici al giorno, quindi è una realtà consolidata, sono 6-7 anni che stiamo online. Però in vista di questa upgrade MOOC di un certo numero di corsi noi andremo a fare un'operazione anche di, chiamiamolo così, battaggio di comunicazione, eccetera. Ma
in una, come dire, situazione di questo tipo, quindi sì, tu vai a fare i numeri, perché i numeri sono importanti, ma puoi anche immaginare di fare operazioni di qualità su numeri più ristretti, perché tu oggi hai che l'editore intelligente che sta facendo l'operazione, eccetera, ti dice va bene, il costo di una tazza di caffè e ti do 20 libri per ogni studente gratuiti a disposizione. Certo, se lo volete fare per 500.000 anche un caffè, non so. Però l'idea che fate un corso fatto bene, 20 libri gratuiti per 5.000 studenti, ragazzi, è straordinario. Cioè vuol dire che ogni libro vi costa 20 centesimi, perché ci ho fatto bene la divisione. Allora, il discorso è, caffè nordico, diciamo così, il discorso è che le potenzialità sono tante, sempre che il modello conservi una sua flessibilità, modularità, e con questo andiamo esattamente, vabbè, questioni costa, eccetera, eccetera, Federico Overview, qua naturalmente open access, flessibilità, innovazione, corriamo i dati centrali oggi, 300 corsi, 5.000 lezioni, 80.000 slide, le immagini, i link, i numeri li vedete voi stessi, sono numeri in continua crescita, ma fanno parte sempre di questo approccio, cioè a me non serve il corso se non ha questa capacità di strutturazione testuale e di collegamento alla rete, cioè non serve secondo me allo studente di oggi che cresce in rete, cresce con quello che già 10 anni fa i bibliotecari di Colombia hanno definito l'Amazugol Factor, cioè della serie che sta là, cerchi una roba Google e te la vuoi subito prendere, Amazon. La vision, benissimo, non solo corsi, ecco, questo è un altro dei punti chiave, uno degli ultimi su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, perché io credo che la sfida è questa. I MOOC sono corsi, peraltro corsi gestiti in genere a titolo individuale, secondo il modello americano, io mi faccio un corso di astronomia, mi prendo un po' di crediti a seconda del tipo di certificazione, di frequenza e di tutoraggio, che poi ciò è un po' pago naturalmente per tutto questo, non sono mai crediti di Stanford, ma questo è ovvio, eccetera, eccetera, però qualche cosina può comunque funzionare, LinkedIn e dintorni, vi accreditate, facciamo la parte, eccetera, eccetera. Però sono corsi singoli di insegnamento. Ma la rivoluzione è quella di tenere insieme i corsi con tutto il resto, perché è l'ambiente della rete che sta rivoluzionando il modo di apprendere, ed è questo che sono le, come dire, caratteristiche. Voi vedete Open Access, Courseware, Digital Library, su cui noi abbiamo una sezione dedicata, orientamento, perché è chiaro che io l'orientamento lo cambio, ma sì, posso ancora andare nella scuola a spiegare il corso di ingegneria, eccetera, ma io vado a spiegare tutto l'universo, chiamiamolo così, dell'offerta scolastica in mezz'ora di presentazione di Federica, dove c'ho poi il corso di ingegneria chimica, c'ho il corso di latino, c'ho il corso di italiano, che io entro in classe e letteralmente vedo come sono fatti. Andiamo avanti. La più ampia offerta, eccetera, andiamo avanti, ecco qua. Questo avete una piccola overview del formato, ve l'ho anticipato, molto semplice, molto catchy, sempre lo stesso. Questo è un altro dato importantissimo, guardatevi i MOOC in giro, sono diversi l'uno dall'altro. Su Federica, che stiate studiando il corso di informatica di Nino o il corso di italianistica, avete lo stesso formato, e questo per lo studente è fondamentale. Lo dico perché sapete meglio di me che piattaforme vincenti nella prima fase come Blackboard e Moodle si sono trasformate in casini, nel senso che ognuno stava là, chi se lo pittava rosa, chi piccolo, chi grande, eccetera, ogni volta che lo studente cercava di capire qualcosa a parte le password, cambiava ambiente, errato. Andiamo avanti. Questa è la Living Library. Per quelli di voi che hanno voglia e tempo, fatevi una visita, perché vi dà l'idea di che cosa sta diventando. Lo sapete già, ma è bello vederlo da vicino, diciamo. Qua sono 600 risorse schedate, approfondite, descritte, ovviamente a seconda degli utilizzi delle varie facoltà. Un mondo straordinario, io lo dico sempre, perché da umanista naturalmente la cosa mi colpisce, io finora ho incontrato 2 o 3 persone che sanno che l'intera collezione Scrittori d'Italia, curata da Benedetto Croce per i tipi della terza, stiamo parlando di più di 300 opere, è disponibile online ad accesso gratuito. Ed è stupendo, perché come prenderlo in mano, è l'anastatica praticamente. Ovviamente non lo sa nessuno. Ma dare questa informazione dentro un corso è
quello che secondo me rappresenta al meglio la didattica del futuro. Andiamo avanti, questa stessa operazione la stiamo facendo appunto con questo ebook shelf, cioè prendendo le risorse principali dell'editoria elettronica, libri, magazine e giornali, e facendo la stessa operazione, guida, scelta, l'incaccio. Qui c'è un altro segmento di cui abbiamo già parlato, quello dell'orientamento. Noi abbiamo prodotto 2 anni fa, insieme a Treccani a Corriere della Sera, questa guida, che è cartacea, 800 pagine, ci è costata l'ira di Dio di lavoro, ma è anche online, ovviamente online la stiamo continuamente aggiornando, iulaurea.it, dove ci sono, se voi volete, uno spaccato dell'università italiana, vi vedete i 90 corsi di laurea che sono il cuore, diciamo così, dell'organizzazione disciplinare del triennio. Andiamo avanti, ovviamente PC, tablet, smartphone. E da questo punto di vista credo di aver già fatto una battuta sui podcast che forse arriveranno qui fra un attimo, e cioè noi abbiamo fatto, ecco, questi erano gli ebook di cui vi parlavo. È chiaro che il formato di Federica si presta moltissimo ad essere trasformato praticamente quasi automaticamente in ebook. Podcast, anche qua una lezione importante sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista di chi poi diffonde cosa. Noi abbiamo fatto podcast dall'inizio di Federica. Nei primi 2-3 anni ce ne sono scaricati 5.000. Siamo andati su iTunes U, ci è voluta la mano di Dio, perché la burocrazia Apple è perfino peggiore della burocrazia europea, che è notoriamente peggiore di quella del Regno delle Due Sicilie. Ma abbiamo fatto, credo nel giro di 2 anni, oltre 1 milione di downloads. Quindi solo la presenza con 60 podcast, corsi completi di qualità della Federico II, però ti produce risultati, diciamo così, di tutto rispetto. Alla fine queste sono le caratteristiche, ne abbiamo parlato insieme, quindi sono abbastanza autoevidenti, però attenzione, queste fanno parte del nostro paradigma. L'interfaccia la più semplice possibile, la flessibilità, la scalabilità, e qui andiamo subito alla piramide che ci fa capire anche cosa si intende per scalabilità. Perché vedete, se voi dovete dire ad un'università, metti affari MOOC, e secondo attuale il pricing americano stai fra i 100 e i 150 mila dollari a MOOC, scusate, ma chi ce l'ha sti soldi? È chiaro che voi fate 2 cose per far vedere che state lì, che ci avete fatto la presenza, eccetera eccetera. Io con Federica dico, o diciamo, abbiamo detto ai nostri colleghi, se no non si arrivava a 300, cominciamo a fare un po' la strutturazione PowerPoint, che tanto lo so che ce l'ha nel computer o nella pennina, avanti, puliscila un po', organizzamela per lezioni e partiamo di là. Poi mettici link, poi mettici l'audio, un po' di commento, qualcuno ci si è messo, ha fatto il podcast. Però attenzione, chi è che oggi non c'ha lo smartphone, 2 battute, e allora poi, va bene, vogliamo fare il MOOC, ci vuole un po' più di quattrini, un po' più di professionalità, e in alcuni casi lo facciamo, però lo facciamo, questa è l'ultima informazione su questo panorama, con una formula che non può essere riproduciamo 40 ore di frontale, ma che diventa ogni lezione me la spacchetti in 3 unità e ogni unità me la presenti per 8-10 minuti. Non mi sembra una grande scoperta, però al tempo stesso è un'operazione che ti rende flessibile la struttura di quella lezione. Il docente alla fine quello lo fa, anche perché 8-10 minuti di presentazione di un'unità sono più facili da organizzare e riorganizzare, soprattutto se ci sta le slide davanti della tua unità, e quindi hai una formula che è meno labor intensi, molto più flessibile, perché poi anche col colore diverso dei capelli, ma fra 1 o 2 anni a sostituire l'unità magari non se ne accorge nessuno, e però, voglio dire, hai la possibilità di affrontarlo e di renderlo minimamente scalabile. E questo vi dà il senso, diciamo così, della piramide, dei vari building block dei contenuti culturali. Meta-adattazione, un ultimo punto chiave per capire la partita dell'e-learning e del web learning in futuro. Perché attenzione, è chiaro che una parte importante, sempre più importante, dell'utenza non è l'utenza strettamente universitaria che va a lezione, ma l'utenza di Wikipedia, è l'utenza di Google, cioè l'utenza di chi sta cercando un'informazione precisa su un termine, su un concetto. Allora la domanda è, ma perché io glieli devo lasciare a Wikipedia questi qui? Se io ho un sistema qualificato e sofisticato di metadatazione dei miei corsi, io quelli là li intercetto. E infatti Federica, i primi posti
a livello Google di un numero enorme di concetti, perché quei concetti vanno a sbattere sulla lezione di Nino o vanno a sbattere sulla lezione del mio collega di latino, e secondo me questo è fare un buon servizio come università rispetto alla concorrenza esterna. Ecco, questo è il figlio di Federica, è carinissimo, perché in realtà sono quasi tutti così. In realtà questo sarebbe Marrucci, perché l'abbiamo fatta all'epoca, cioè, adesso dovremmo mettere Verolino, che non so se voi conoscete, però è molto più, come si dice, non c'entrerebbe, dice giustamente Nicola, ci avremo qualche problema, abbiamo preferito lasciare lì, come si dice, quello col cappello evidentemente sono io. Andiamo avanti. I numeri, un po' ve li ho anticipati, diciamo così, comunque abbiamo uno sguardo rapidissimo a qualche grafico. Ecco, qui siamo partiti dai 2 milioni, siamo arrivati a 4 milioni di visitatori unici nel 2013, abbiamo i soliti 190 paesi collegati, la viralità la conoscete meglio di noi, la curiosità è sapere quali sono i 15 che non sono ancora sbattuti su Federica, è chiaro che però il grosso ce l'abbiamo in Italia e in Europa, ma comunque 50.000 dall'America è un bel numero. Questi sono un po' dei commenti media che abbiamo avuto, e per fortuna insomma, abbiamo avuto abbastanza, eccetera, eccetera. Sui MOOCs già praticamente ve ne ho parlato, quindi in questo senso un proprio format, lo studio, la sperimentazione, questo è un punto importante perché noi siamo dentro questo progetto europeo che si chiama EMMA, European Multi MOOCs Aggregator, che è una sfida, un tentativo di rispondere in maniera, quindi altre 7 università, 3 grandi aziende che cercano di dire, beh, allora noi come la vediamo, come la pensiamo, cosa vogliamo fare? Ovviamente sono in tanti adesso a occuparsi di questa partita, ma noi crediamo di avere spalle piuttosto forte. E su questo ce lo siamo già detti praticamente, andiamo avanti, va benissimo, ecco qua, quindi stiamo puntando a, speriamo di riuscirci, in autunno uscire su scala nazionale, con questi, cioè scala nazionale come comunicazione, perché è chiaro, essendo open access ci siamo già, 20 corsi in Federica, 2 diciamo così chicche, di queste più, chiamiamole così, ad ampio spettro, cioè appunto un corso di introduzione alla scienza politica di Gianfranco Pasquino e un corso sulle culture digitali di Bernd Neckerkopf, che è appunto l'allievo di McLuhan, uno dei personaggi più noti nel mondo multimediale internazionale. Questo alla fine è, diciamo così, la cartina di Emma, e con questo ovviamente poi per chiunque sia interessato a saperne più, Federica, siamo, come dico sempre, a Google al primo posto, anche sopra la Federica Pellegrini, che per fortuna adesso ha smesso di vincere medaglie perché non è stato facile. Poi ci sono una serie di Federiche fan di Berlusconi, che anche quello non è stato facile, diciamo così, andare sopra. E però poi basta che andate lì, capite rapidamente la piattaforma per saperne di più in profondità e con dei bellissimi video montati sempre dai nostri ragazzi. In alto a sinistra vedi un About Me, sempre in rosa, perché ci teniamo questi piccoli tocchi. Lo staff di Federica è prevalentemente, quasi esclusivamente femminile, ne siamo molto orgogliosi. In About Me trovate le varie presentazioni delle varie feature per coloro che vogliono essere interessati ad approfondire. Vi ringrazio molto dell'attenzione, la sfida, come si dice, aperta. Grazie al professore Carisa, che come sempre è un brillante oratore e ci ha dato una prospettiva, diciamo, concreta di queste tematiche che ci affliggeranno nel prossimo futuro. Bene, ora vorrei presentare, diciamo, partire con i 3 domini applicativi. Comincio con quello che più mi interessa, avendo organizzato questa seduta con un taglio prettamente egoistico universitario. Quindi faccio parlare il professore Prinetto, diciamo, che essenzialmente porrà, secondo me, dei quesiti, perché non ha risposte, perché nel mondo universitario, comunque non scolastico, diciamo che siamo ancora agli inizi di questa avventura. Quindi non penso che Paolo possa elargire numeri o dati concreti, ma essenzialmente penso che farà delle riflessioni su quelli che sono gli aspetti della nuova formazione universitaria per i prossimi 5-10 anni. Buongiorno a tutti, grazie Dino, grazie dello scherzo, perché mi ha detto ma vieni, parli un po' di MOOC, mi dire vieni, dopo calcio al pallone, poi prima fa giocare Messi e poi fa entrare me, non parlare di MOOC, quindi non è facile parlare di MOOC dopo Mauro, comunque ci provo. In realtà avevo, come giustamente diceva Nino, più una serie di domande, no, da fare che non affermazioni.
Vi racconto molto brevemente la mia storia, l'evoluzione, no, in questo ambito. Ho cominciato anni fa con tanti capelli in più a registrare un corso per il 21, che probabilmente magari ho ancora anche non da adesso, no? Non mi stupirei, non lo guardo per cui. Dopodiché, grazie, quando mi sono occupato di learning anche in ambito Cini, e qui ricordo il buon Bruno Padini, no? Di cui ho parlato ieri, Bruno ci ha sempre fatto, ha sempre moltissimo insistito sul concetto del tutor, ma allora preparammo dei corsi per EOCIP eccetera, dice no, il corso è blended, se non c'è il tutoring non andiamo da nessuna parte, quindi è fondamentale, no, andare sul discorso tutoring. Vengo oggi, io insegno uno dei miei corsi che è l'architettura del calcolatore al Politecnico di Torino, e noi facciamo, il Politecnico fa servizio di registrare lezioni, per cui registra la lezione con gli studenti e poi li manda in streaming alla sera, no? Per cui, a parte la difficoltà per me che di solito cammino eccetera, sta lì 3 ore a parlare senza muovere, ma a parte questi dettagli, il problema è che insegno un corso in cui insegno anche a progettare in qualche modo, per cui devo continuamente, faccio esercitazione integrata assieme alla lezione, per cui devo dire allo studente che sta facendo la istruzione, adesso fermi lo streaming, e io dico anche a casa, adesso spento lo streaming, fate l'esercizio, faccio fare l'esercizio ai ragazzi, giro in mezzo ai banchi, rispondo a domande, a parecchie, poi quando più o meno quasi tutti l'hanno fatto, riprendo e faccio della soluzione, ma c'è questa interazione estremamente pesante, no? Da parte mia, specialmente nella parte di progettazione. Sarò vecchia maniera, old fashion, chiamiamolo come vuoi, ma è l'unico modo in cui io riesco in questo momento oggi a insegnare progettazione, cioè a far battere il naso ai ragazzi contro il problema, no? Poi con un po' di anni ho capito quali sono i problemi, preoccuparsi a fare esercizi diversi, e le cose funzionano, almeno interagisco moltissimo con i ragazzi. Dopodiché mi sono sempre posto come fare questa cosa in ambito allora e-learning e poi adesso MOOCs, e non ho una risposta sinceramente, no? E la preoccupazione più grossa che ho è, nel momento in cui quella M sta giustamente per Massive, cosa vuol dire fare seriamente Massive, no? Ieri Sorel Reisman, nella sua, secondo me, bellissima keynote, evidenziava il fatto che in America, nella maggior parte dei casi, il MOOCs sta per corsi sincroni con i term, cioè il MOOC comincia, l'erogazione del MOOC comincia lo stesso giorno che comincia, no, il winter, no, o lo summer course, per cui, e questo è oggettivamente un problema, ha senso per noi in Italia, no, pensare. Poi vado avanti, Mauro ha accennato un po' ovviamente Francia, Germania, dell'Italia non hai parlato, a parte Aperta Federica, no, che non è poco, scusa, non era il senso, no, ma voglio dire, come ci muoviamo, no? E lì metto sul tappeto 2 o 3 problemi, come Cini, come consorzio, ci hanno posto il problema, no? Di che cosa, in che direzione andare. In realtà stiamo ragionando per capire che tipo di servizio possiamo fare, ma non tanto, non esclusivamente per l'università, dai problemi che sono in Italia, no? Del mio orticello, che già accennavo ieri, devo difendere, no? Tu no, eccetera, ma come Cini ha senso, o perché non porsi il problema di pensare a qualche MOOC, ma rivolto non un'ottica formazione universitaria o mirata al conseguimento di un credito, di un titolo, ma come servizio, no? Per cui sto pensando a usare termini di moda, al discorso della Citizen di stamattina, no? Della cosa digitale, oppure ci ha cercato la RAI, il centro di ricerca RAI ci ha cercato dicendo noi saremmo interessati a fare con voi qualcosa relativo al sociale, no? Abbiamo dei professori che sono disponibili, professori, cioè, medici, chirurgici, perché insomma il problema, i pericoli in casa, no? Cioè, perché non ci mettiamo insieme e deroghiamo e non facciamo dei corsi di questo genere, in cui, di qualità, in cui cominciamo a trattare i problemi che probabilmente, no, non passano in qualche modo, no? Per ovvie ragioni, dalle missioni video, dalle missioni televisive normali, ma che potrebbe essere un servizio, no? Oppure pensavo ieri, quando c'era il responsabile del notariato qui e parlava di problemi di formazione professionisti, lì è ancora un ambito diverso, perché sono chiaramente, no, persone laureate che però devono approcciare un mondo del lavoro e con il quale probabilmente una formazione mirata o specialistica si potrebbe fare. Ripeto, non ho, probabilmente ho detto niente, non ho risposte, ma certamente il problema, io non so in questo momento cosa voglia dire, come riuscire a tradurre, tu dicevi prima, giustamente, Jason,
so, per fare il punto zoologico, io vedo un punto di vista più ingegneristico di progettazione, come faccio no, praticamente a fare? Può darsi benissimo che domani, e qui metto il cappello della del vecchio, no? Di chi è fuori, che domani riesca da solo, qualcuno riesca da solo, no? A provare a risolvere il problema, eccetera, ma credo che la parte di tutoring, no? Sia parte significativa, e come fare a fare questo per l'aspetto ingegneristico, per me continua a essere un problema aperto. Mi fermo qui per adesso, dopodiché mi scuso per aver detto poco o niente, ma sono problemi che ho in questo momento, ecco. Grazie. Paolo, poco niente che ha detto sta a significare che in questo momento, diciamo, per quelli che sono rappresentanti delle istituzioni, questi problemi vanno affrontati con un metodo e con tranquillità. Cioè, non si può con la formazione avviarsi a esperimenti garibaldini, perché c'è un piccolo problema, che i soggetti destinatari degli esperimenti sono i nostri figli. La formazione fa un danno a distanza. Cioè, la formazione è un processo lento, non si può sperimentare su una persona che investa nella formazione della sua vita. Quindi la formazione deve essere fatta con grande cautela, non con esercizi così. Posso fare con una sperimentazione veloce un qualcosa che è indolore, cioè che ne so, una piccola specializzazione, un approfondimento, una cosa, un aggiornamento piccolo, eccetera, ma non una formazione di sistema, una scuola, un'università, un'elementare, eccetera. Stiamo già attenti a queste cose. Quindi tutti coloro che hanno la soluzione in mano per trasformare la scuola, l'università o quant'altro, perché hanno capito che c'è una tecnologia abilitante, per piacere andiamoci piano, perché tutoring, metodo, paradigma, eccetera, sono il cuore della formazione. Quindi sono contento che Paolo non ha parlato di risultati, perché Paolo non ha curato, diciamo, personalmente la preparazione di questi corsi, ma ne è stato un usufruitore o un attore, diciamo. Però quello che ha detto lui sta a indicare che nel sistema universitario italiano i professori, per fortuna, ancora vedono queste cose con grande attenzione e serietà e ci fanno con calma. Non è che sono disinteressati, sono impauriti presumibilmente, perché diciamo questa crescita tecnologica che ci cade dall'alto ci sta mettendo in una situazione di difficoltà, e questo ovviamente ci crea ulteriori problemi.